francese, il tema dominante è la regionalizzazione, un tema anche delicato, ecco, la posizione della CISL. La posizione della CISL ormai è acclarata, abbiamo definito insieme alle altre organizzazioni sindacali, a molte associazioni professionali, del mondo civile e sociale, il nostro assoluto diniego, perché pensare a un sistema unitario che non conservi l'identità culturale nazionale del sistema scolastico è assolutamente impossibile. Abbiamo in questi giorni molto apprezzato quanto è avvenuto nelle stanze del Ministero, prima e poi a livello di consultazione da parte di Palazzo Chigi, del Premier Conte, in merito proprio alle procedure, e le intese che avevamo letto come bozze sembra abbiano recepito i contenuti dell'intesa madre, la nostra intesa del 24 di aprile, sottoscritta dal Ministro Bussetti, che ha seguito tutti i lavori sino alle 6 del mattino. C'era solo lui per il Ministero, insieme anche ai suoi portavoce, ai suoi componenti della parata o del gabinetto, e il Premier Conte ci ha tenuto molto in quell'occasione a accogliere la nostra richiesta, quella richiesta di discussione in merito alla scuola per il Paese. Questa scuola per il Paese che non può essere parcellizzata, non può essere divisa, una scuola per il Paese che ha bisogno di attenzione e di nuova credibilità sociale. Quindi tutti insieme, ora l'auspicio è che il Ministro insieme anche a tutte le componenti di governo ridiscutano di come investire meglio nel settore scuola. Ecco, l'emergenza invece del nuovo anno scolastico sta per cominciare. Le emergenze le avevamo denunciate il 1 settembre 2018. Avevamo parlato col Ministro di programmare il 1 settembre 2019, sapevamo che avremmo incontrato le grandi difficoltà che però ogni anno si ripetono, difficoltà di copertura dei posti vacanti, difficoltà anche di precariato che ha bisogno di risposte, personale ATA che si aspetta la definizione, specialmente i facenti funzione, la definizione di un percorso che aiuti chi effettivamente da anni sostituisce gli SGA. Per i precari abbiamo bisogno del decreto, il Ministro ci ha detto che il decreto è pronto, sarà presentato al Consiglio dei Ministri, speriamo quanto prima, abbiamo bisogno di percorsi abilitanti speciali e di garantire, abbiamo la necessità di garantire la copertura di tutti i posti vacanti. Se pensiamo alla scuola del sud, alla scuola del nord, alla scuola di Lampedusa, come la scuola dell'Alto Montagna della provincia di Sondrio, dobbiamo pensare alla scuola in un'ottica di bene comune. Questo è l'auspicio che abbiamo e che vogliamo anche sostenere incontrando il Ministro Bussetti qui a Bologna con la dirigenza della CISL Scuola, che ha partecipato in modo massiccio, più di 350 persone sono venute da tutta Italia per parlare di scuola come bene comune. Una risposta lapidare, da 1 a 10 con l'ottimismo, 10 è il massimo dell'ottimismo per il prossimo anno scolastico, da 1 a 10. Aia, mi verrebbe di fare una battuta, partiamo da 0 o da 1, però le dico, speriamo 6.